Bentornati signori e benvenuti in questo mega video. Sono dentro il mio cuoricino perché oggi vi voglio portare in un viaggio dentro di me, metaforicamente parlando. Andremo a vedere dove sono nato e sono cresciuto, dove ho abitato, dove abita ora mio nonno, dove ho imparato tutto quello che so. Sono l'uomo che ho amato e che amo e che rimarranno sempre qui, quindi vi parlo da dentro il cuore. Giustamente anche casa del nonno, quindi ci sono parti che non posso far vedere. Però benvenuti in questa nuova storia, la casa di Davide. Andiamo a esplorarla. Ed eccoci qua signori, davanti all'ingresso di casa. Oggi con me per la prima volta avrò un cameraman. No, Anna, io voglio essere ignorata. Benvenuti in casa nostra. Questa è la casa dove siamo nati, cresciuti e dove siamo restati fino al 2008 e dove abbiamo potuto dare sfogo a tutte le nostre fantasie. Alle mie spalle è presente il laghetto, dove d'inverno, quando era ghiacciato, giocavamo io e mia sorella a chi cadeva prima nell'acqua. Ero sempre io. Forse non c'è neanche più un pesce? Sì, ci sono. Quindi che dobbiamo accendere l'acqua? No. Dai, che si vede la cosa. Dai allora! Cosa cazzo spruzza merda? Che orrore! Ah, in questo laghetto sono presenti vari tipi di malattie, tra cui molte non ancora scoperte. Prego, continuiamo con la prossima parte della casa. Il giardino inesplorato, in cui è presente questa vasta gamma di bambù. Ci sono le cacche dei cani qua. Anche, credo di averne passata una, ma cercavo di essere indifferente. In questo punto raccoglievo le canne di bambù per fare le lance, le spade, le... Come si chiama quella cosa? Archi. Ah, l'arco. Basta, fini, canne di bambù, cioè, cosa devi fare? Oh, una lunga agonia. In questa gabbia sono contenute due bestie così feroci. Essere obbligati a tenerle. Dai, bravo, dai. Porca, giù! Qua è dove i topi si vengono a rifucillare. Oh. In questo portico abbiamo sempre fatto delle cene bellissime. Baldoria. Però eravamo troppo piccoli per poter berci. No, non è vero. Te lo sai. Prego, prego, non si muove. Venga, venga. Distilleria. In questa stanza era chiuso. In questa stanza era chiuso un liquido da un valore inestimabile. Un valore. Ah, va. I liquori del nonno. Un sacco di anni fa. Anna, su quelle sono tutte bottiglie vuote. È artistica. Vai di là. Come possiamo vedere, sono presenti i liquori del 1984. E credo ce ne siano anno più, anno meno. 96, 2004. Sono liquori forti. Ma che cazzo! Non sono più venuti, non mi piacciono. E poi ci sono anche tutte le attrezzature. Per cavalli. Che giustamente dopo che uno beve va a cavallo. Mamma. Anna. Perché c'è una carrozza forse. Ah, giusto. Questa carrozza era trainata da cavalli. Dai! Anna, non so. Cioè, non so se l'anno, che è molto più cose, ma non so niente di questa carrozza qua. Ah, te la ricordi? Sì, me la ricordo bene, è stato uno dei miei traumi d'infanzia. Brava. Il nonno ci frustava con questa frusta. Cioè, detto così è terribile, però è vero. C'ho ancora delle cicatrici sui polpacci. Te le meritavi. Vero. Hai fatto una scoreggia? Sì. Adesso finalmente raggiungeremo dove ho iniziato a giocare con le biciclette, dove le iniziavo a smontare, tagliare e modificare. Vieni. In questo punto dove andavo a raccogliere in discarica tutti gli scarti delle biciclette. La portavo qua, andavo dai negozi di biciclette e chiedevo i loro scarti. Infatti era un mondiziaio. Da piccolino mi sembrava di avere oro in mano. Ecco, vedi, lì c'è uno scheletro di bici. Schifo. E questo è un esempio che Davide lascia sempre il lavoro in metà. È vero. Vieni con me, Anna. No, tu sei crazy. Su questo tetto ci divertivamo un sacco a giocare a un gioco che, ripensandoci adesso, era abbastanza pericoloso. Giocavamo a lanciare delle frecce in aria e non essere colpiti. Abbiamo smesso quando un amico gli si è piantato su un piede. Aiuto. Beh, vieni. Con la testa di star bassa sono ti inzucchi, quindi devi tipo scalcarlo gobba. Più no. Aia. Questo è il nostro terreno.
La campagna è meravigliosa. Ci troviamo sotto dove eravamo prima e in questo punto qua, che era un garage con la cucina, era dove la nonna faceva il gnocco fritto. Una fa vedere la macchina, che figata. Qua c'era il bagno dove la nonna puliva le galline. Qua era dove c'erano i cavalli. Questo posto qua è un po' tutto, diciamo, è stato un po' tutto un magazzino, un posto dove ci si butta la roba. Queste sono dove metto tutte le mie le biciclette che trovo in discarica. Che bordello. È bellissimo. Questa era la mia tesina di quinta superiore. Chi se ne frega, dai. Vieni qua. Questa era la mia tesina di quinta superiore dove, dopo averla fatta, l'ho lasciata lì. Era nelle montagne russe. Ovviamente qua dietro ci sono un sacco di progetti abbandonati, tipo questo dune buggy, questo go-kart, un cannone sparapatate, c'era un altro cannone sparapatate più grosso, c'era un altro cannone sparapatate. Il mio carrettino sopra il quale io montavo il cannone sparapatate, andavo in giro per il paese vestito da militare, trainato dalla bicicletta. E non mi chiedo perché non avevo mica. C'è un magnifico quad. Questa è la zona dove tagliavamo la legna, dove c'è la legna. C'è del, ma che del cazzo ladro. Dici? Ma c'è del ladro su quella legna? Ma che fai? Oddio. Questo qua è il giardino dietro dove potevo sfogare le mie manie da piromane. Poi dopo c'erano un sacco di animali che ci giravano qua. Qua c'erano gli asini, i cavalli, le Davide. Capre. Oh, che galline, dai, oh, basta, fine, è... topi, no, dai. C'erano un sacco di animali. Oh. Ma lo sapevi, te lo ricordavi? Ma sì. Una volta il furgone dell'asilo veniva qua per far fare le gite ai bambini. Ma che cazzo è il furgone dell'asilo? Cioè, cos'era? Il pulmino! Cioè. Una volta veniva il pulmino dell'asilo per far vedere i bambini gli animali e farli giocare. È vero. Ma va bene! Avevamo i capponi... Basta, chi se ne frega! Qua dentro e dov'è? Ma dai! Sono come le uova di gallina ma più grosse. Una cosa che amavo tantissimo da fare da piccolino era costruire dei castelli, costruire delle fortezze. E qua ci mettevo tutti i bancali per e occupavo le zone. Il nonno si arrabbiava e mi passava sopra col muletto distruggendomi tutto il castello. Non sbuffare, Anna. Qua è la mia parte preferita. Non so Anna come, cioè, non riuscirei mai a trasmettere così tanto. In questa stanza è racchiuso tutto quello che ho imparato, tutto quello che so, tutto quello che sono. È tutto nato da qua dentro, che era il laboratorio del nonno, dove da piccolino, invece che andare in giro con gli amici, mi richiudevo qua dentro e lavoravo. Dai, che tenero. Venite. È tutto messo in condizioni precarie, perché... Come tutta la casa. Te lo sai cosa serve quello lì? Te ci hai mai fatto caso? Oddio. Tu lo sai che tiene su tutta questa mobile qua? Tiralo giù. Vedi che cade tutto? La storia, tutto quello che posso... Quello che potrei... Ma qua c'è l'essenza di me, qua c'è il tutto, c'è tutto quello che ho imparato, tutto quello che ho voluto usare, tutti i miei flessibili, tutte le mie attrezzature, tutta roba... vecchia, arrugginita, che funzionava male. Adesso vi mostrerò questa casa che è rimasta disabitata per un tot di anni, in cui è stata utilissima per fare festini. Quindi è stato bellissimo. Sì. Io ci ho girato, sai, un cortometraggio su Dracula in inglese qua, ti ricordi? Davvero? Sì. Oddio. Ma non farlo vedere, è tutta... Non farlo vedere. In questa stanza qua c'era un caos pazzesco ed era bellissimo. Erano feste che si potevano fare in casa ancora... Quando ancora si potevano fare, ripeto, ovviamente. Sono festeggiati compleanni, feste. È stato un luogo di ritrovo per molte persone. Fatti i cavoli tuoi. Diciamo che la basta. Stiamo svuotando. Sì, non c'è più niente, basta. Basta, c'è questa sala. Basta, è finita. Ci vediamo nella prossima stanza. Ci troviamo sottoterra e questo era il luogo dove utilizzavamo da magazzino, ma... Ho già fatto un video per spiegarlo e vi lascio qui sulla slide informazioni o qui, non mi ricordo dove va, in cui spiego questo posto qua. Signori, sono contentissimo di avervi mostrato casa mia per la maggior parte delle stanze. Non vi farò vedere all'interno perché giustamente è casa del nonno, quindi noi le facciamo vedere. No. Meglio. E quindi sono contento di avervi portato in questa super avventura e niente, ci vediamo alla prossima.